Comincia un po' così. Fare o non fare, non c'è provare. Poteva andare meglio, ma è cominciata così la sigla, che devo fare? Una meravigliosa. Rotè! 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 We are the net. Siamo tutti connessi. Magazine audio di cultura digitale, web marketing, nerd e pop. A cura di Fabio Mattis. Oh, con tutta la sigla, con gli audio completamente sballati, ma non importa, tanto è un audio molto veloce questo. Pensavi che forse ti avrei lasciato senza la puntata odierna di We Are The Net, perché oggi cosa è successo? Stamattina mi sono svegliato, ho fatto un paio di puntate un po' così che su We Are The Net, e poi mi sono detto: però c'è gente che qua viene ad ascoltare solo la parte, diciamo, di comunicazione, web marketing, di tutte le altre cose. Sì, mi devo far conoscere, ma delle volte potrei anche esagerare anche con i toni, insomma, quello che è successo nelle ultime settimane. E cosa ho pensato? Apro un nuovo podcast, 20 minuti stamattina. In realtà è veramente il tempo di svegliarmi, di dire: ah, faccio questa puntata sui portuali di Trieste, perché c'ho in mente questa cosa di mettere la faccia, i portuali di Trieste mettono la faccia, quindi regalano una promessa, la gente ci sta lì, insomma, volevo fare tutto un discorso del genere. E poi mi sono detto: ma potrei farlo su mille altre cose. E poi ho detto: che palle, cioè, nel senso, insomma, ho detto: vado, cioè prendo la bici, porto figlia all'asilo, e mentre faccio il tragitto penso: ma perché non mi creo un nuovo format parallelo? Perché poi quando uno crea un format diventa un po' schiavo del format stesso, perché non è che puoi metterti a fare quello che vuoi, perché fai una promessa del brand, no? su queste cose. E quindi mi sono detto: sai che c'è? Apro una nuova roba al volo, così, de botto, come ho scritto. Come la chiamo? Inizio il nome, narra la leggenda, fosse Cronache Stellari. Poi ho detto: no, però sono nel cyberspazio, eccetera, tutte queste cose. E alla fine sono senza voce oggi, per fortuna non ho lezione. Lo chiamo Cronache Cibernetiche, perché nel cyberspazio nasce, quindi mi creo questo spazio che avevo già creato una volta, quando, se qualcuno già mi seguiva da anni fa nell'esperimento Barracudas, esperimento disastroso, e avevo creato questo blog dedicato al cyberspazio, eccetera, la ricerca di nuove forme di vita, e però avevo chiesto l'aiuto di altri, eccetera. Ok, quando hai un progetto del genere devi farlo da solo, perché dopo un po' scende l'entusiasmo, eccetera. E così, cosa ho fatto? Stamattina ho creato Cronache, ma in 20 minuti, proprio, Cronache Cibernetiche. Cosa fa questo Cronache Cibernetiche? Qui vi metto poi il link, perché non esiste niente. Stamattina l'unica cosa che devo fare è: vado su Spreaker, creo un nuovo account, ma cosa mi serve? Cioè un nuovo account, scusami, un nuovo podcast, però cosa mi serve? Mi serve comunque avere un logo, eccetera. Canva, butto giù un logo, una copertina, ta 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 ta. 20 minuti, sono online. Prima puntata raffazzonata, una roba, boh, non so neanche se è così ascoltabile, ma
vuole essere un tentativo di fare un po' di satira su, ovviamente, il mio punto di vista, che so benissimo che molti fa incazzare, però è il mio punto di vista. Io sono per le libertà in qualunque caso, e quindi gioco su questa cosa del so, ho cominciato a parlare del porto di Trieste e via dicendo, come se fosse un film di fantascienza, che poi a ben vedere la realtà può essere molto molto simile. Questo è quanto buttato su. Vedete che delle volte per buttare su un progetto non servono chissà che cosa, basta conoscere poi il materiale. Qui cosa ho usato? Vabbè, il programma per registrare è quello, lo Spreaker Studio, che ho già, che va molto bene, ovviamente un abbonamento a Spreaker e un logo, una copertina fatta con Canva. Boom, non ho ancora i social, userò quelli di WeirdNet per un po' e vediamo che succede. Per adesso, se vuoi andarlo a ascoltare, è fabio.media/cronache cibernetiche. Non c'è altro per adesso, e racconto un po' il mondo dal mio punto di vista. Non sarà solo su questo, penso che adesso finisca questa cosa, questo attacco dell'impero, e insomma cambino un po' le cose. Io ti saluto, ti do appuntamento a domani, ma attenzione, sui canali WeirdNet non è che tutti i giorni adesso faccio una puntata di WeirdNet, perché non posso fare 50 puntate di cose diverse, se no divento una televisione o un palinsesto, ovviamente intervallo un po' cronache le cronache con le cose normali di WeirdNet. Però su WeirdNet c'è comunque tutta la parte, diciamo, quella classica, c'è di tutto di sopra. Ti do un calorosissimo saluto, ciao da Fabio. WeirdNet è un progetto di Fabio Matis, consulente di web marketing. E poi c'è quello, il Simpa. Spotify, Spreaker, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music. Potete ascoltare la web radio di WeirdNet collegandovi a radiolina.net. Cercate il canale WeirdNet su Telegram. WeirdNet. Siamo tutti connessi.